La scorta civica per Gratteri scende in piazza Catanzaro. Il procuratore non è solo. Gratteri non è solo, siamo qui per quello che ha fatto e per quello che sta facendo. Siamo orgogliosi di averlo. Merita tanto, è una persona veramente eccezionale e ha bisogno del sostegno di tutti. E poi un coro si è levato da piazza Matteotti a Catanzaro, rivolto verso la procura. Inneggiano solidarietà al procuratore Nicola Gratteri, sul quale di recente si è scoperto vi fosse un nuovo piano di attentato da parte della criminalità organizzata d'oltreoceano. Un attentato che si preparava nei confronti del magistrato con i gruppi criminali d'oltreoceano, che avevano chiesto il benestare alle cosche calabresi. La manifestazione di oggi vuole avere una scorta civica al procuratore. In piazza sono scese circa 200 persone. Al grido siamo noi la scorta civica del procuratore Gratteri. Ma oggi siamo tutti qui in piazza, questa stupenda piazza colorata, per dimostrare la nostra solidarietà, il nostro sostegno al procuratore Gratteri, agli uomini della sua scorta, ma a tutti i magistrati che combattono la criminalità organizzata e che sono vittime di minacce simili. È evidente che quella che è una scorta civica deve anche rappresentare una scelta civica, cioè quella di essere qui in piazza per far sentire la nostra voce, specialmente in circostanze come queste, non dimenticando che siamo nell'anno in cui ricorre il trentennale delle stragi di mafia. Quindi noi fra pochi giorni festeggeremo il trentennale della morte di Falcone e della sua scorta, quindi dobbiamo fare in modo che queste cose non abbiano più a ripetersi. Ma è una manifestazione preventiva, ci vogliamo far sapere a tutti, a partire dalla criminalità organizzata, che c'è una larghissima parte della società che è a sostegno di persone come il procuratore Gratteri, che fa cose a vantaggio della popolazione, perché sconfiggere la criminalità significa fare cose a vantaggio della popolazione. E la CISL si è schierata senza se e senza ma a fianco al procuratore Gratteri. Quindi oggi vogliamo testimoniare la nostra presenza e la nostra vicinanza per una persona che merita. Noi siamo qui perché siamo convinti che la magistratura debba fare il suo lavoro, perché in passato è stato pagato un altissimo contributo di sangue da parte delle forze di polizia, che non sono solo i semplici agenti delle scorte come generalmente vengono apostrofati, ma sono degli esseri umani che con il loro contributo di sangue sono stati privati anche degli affetti familiari per far sì che la nostra democrazia fosse difesa. Sì, siamo qui e i meriti di tutto questo sono di tutti coloro i quali oggi sono qui, non ci sono persone che hanno più meriti. Siamo qui soprattutto per sollecitare la coscienza civica, civile, di tutti quanti noi cittadini, perché abbiamo grandi responsabilità. Le responsabilità non sono solo del dottore Gratteri, delle forze di polizia, di voi giornalisti che ci rimettete anche la vita quando osate dire le cose che bisogna dire. La responsabilità è nostra e noi siamo qui oggi, tutti, insieme, con le più importanti associazioni italiane e anche internazionali che si occupano anche delle vittime di mafia, della memoria, ma soprattutto ogni giorno lavorano nel mondo per portare senso civico. Siamo qui a testimoniare il fatto che il procuratore Gratteri non si tocca perché rappresenta tutti noi. Toccare il procuratore Gratteri significa toccare tutti noi. Non può essere più questo il ragionamento, dobbiamo andare avanti e dobbiamo andare avanti insieme, sapendo bene che se uccidono il procuratore Gratteri, la Calabria, l'Italia è finita. Siamo qui per questo motivo, perché è maledettamente simile, soprattutto a quella di Giovanni Falcone, isolato, deriso. Addirittura la stampa coglie l'occasione, no? Ogni volta che c'è una soluzione, che certamente non dipende poi dalla magistratura che indaga, ma dipende da giudici, da altri, ogni volta che c'è una di queste cose rispetto a tante che invece vanno in porto, il procuratore Gratteri viene deriso. Questo non è giusto, bisogna valutare per davvero in maniera cosciente e per valutare in maniera cosciente bisogna essere qui, ascoltare la gente che ha senso quando parla e che dice le cose serie. Quindi dobbiamo ricostruire la coscienza civile soprattutto. Qualcuno ha detto se il procuratore è stato informato. Noi non abbiamo informato il procuratore perché non è una manifestazione fatta perché lui ne venga a conoscenza. Lui lo saprà, certo che lo saprà, ma è perché noi dobbiamo insieme essere qui e iniziare a lavorare come scorta civile del procuratore Nicola Gratteri, di tutti coloro i quali oggi sono impegnati nella lotta contro la criminalità e anche le mafiosità che ci sono all'interno della nostra società, perché il rischio è la cultura della mafia che ormai è ovunque.
Noi siamo qua proprio per sostegno al dottor Gratteri, perché è una persona veramente che merita, è una persona che sa fare il suo lavoro, l'ha fatto benissimo fino adesso e continuerà a farlo sicuramente meglio di prima, anche se a Roma è stato non votato. E speriamo che rimane a Catanzaro. Si ribalta contro attore a Petilia Policastro, muore 62enne. Un uomo di 62 anni, Gino Scandale, è morto a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, dopo che il trattore di cui era alla guida si è ribaltato. Scandale stava percorrendo la strada che dalla campagna porta verso la sua abitazione, quando il mezzo, per causa in corso di accertamento, si è ribaltato, facendolo sbalzare a terra. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i sanitari del SUEM 118 che, constatata la gravità delle condizioni dell'uomo, ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso in ospedale, dove però il 62enne è deceduto poco dopo per le ferite riportate. La notizia del decesso di Scandale ha destato commozione in paese, dove la vittima era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale. I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro hanno eseguito i rilievi e sottoposto a sequestro il mezzo per condurre gli accertamenti necessari allo scopo di ricostruire la dinamica dell'incidente. Ragazzo di Conflenti morì in incidente su A2, genitori, nessun altro deve vivere il nostro dolore. Dopo 2 anni e mezzo di buio, una notizia positiva che riaccende una piccola speranza, commentano così Raffaele e Sabina Albace la notizia della chiusura delle indagini per ben 16 persone per la morte del figlio 19enne Mattia Albace di Conflenti, a seguito di un incidente stradale avvenuto il 19 dicembre 2019 nel comune di Dipignano, nel tratto dell'A2 compreso tra gli svincoli autostradali di Cosenza Sud e Altilia. Vogliamo giustizia per Mattia, quello che è successo non doveva accadere, mio figlio è morto, è capitato a lui, ma poteva capitare a chiunque, prosegue con la voce rotta dal pianto la mamma Sabina. Mi sembra ancora tutto assurdo, la notizia di questi giorni è solo un piccolo passo, ma è giusto che chi ha sbagliato paghi per quello che è successo. Abbiamo fiducia nella giustizia e siamo grati alla procura per il lavoro svolto finora, perché sono successi troppi incidenti in quel tratto di strada nei mesi precedenti a quel maledetto giorno che ci ha portato via Mattia. Ne hanno dette molte sul nostro figlio, che corresse addirittura a 150 km orari, oppure che non indossasse le cinture di sicurezza. Ogni volta è come se ce lo uccidessero nuovamente, aggiunge Raffaele Albace. I familiari di Mattia si sono affidati al gruppo GES Risarcimento, specializzato in incidenti stradali mortali, per andare in fondo alla vicenda ed avere giustizia. Maresciallo della Guardia di Finanza teste nel processo suicida a Pizzo. Il PM apre indagine e dispone l'autopsia. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto l'autopsia sul corpo di un maresciallo della Guardia di Finanza di 50 anni, trovato morto in una casa estiva della famiglia a Pizzo nel giorno in cui avrebbe dovuto essere sentito nel controesame del processo Petrol Mafie. L'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma il procuratore di Vibo, Camillo Falvo, vuole dissipare ogni dubbio e per questo ha delegato ai carabinieri del comando provinciale di svolgere accertamenti coordinati dalla PM Maria Cecilia Rebecchi. Gli accertamenti si focalizzeranno sul ricostruire le ultime ore di vita del finanziere, valutando anche eventuali interventi esterni come causa del gesto estremo. Il sottufficiale, originario di Soveria Mannelli, aveva svolto attività di indagine nell'inchiesta Petrol Mafie e ieri mattina avrebbe dovuto sottoporsi al controesame delle difese degli imputati, dopo aver sostenuto quello della pubblica accusa appena pochi giorni fa. L'uomo però non si è presentato in tribunale. Il cadavere è stato trovato nella tarda mattinata di ieri in un appartamento di proprietà dei suoceri a Pizzo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e hanno eseguito le verifiche del caso. L'uomo si è ucciso sparandosi alla testa con la pistola d'ordinanza. Lamezia, omicidio Angelo Pino, chiesta la condanna all'ergastolo per Guadagnolo. Si avvia verso la sentenza il processo sull'omicidio di Angelo Pino, l'ex agente di polizia penitenziaria uccisa a Lamezia Terme il 20 ottobre del 2019. Ieri si è tenuta l'udienza di discussione delle parti dinanzi alla Corte di Assise di Catanzaro. Due gli imputati, Giuseppe Guadagnolo, accusato dell'omicidio, e la sua ex moglie, Yolanda Vescio, accusata della ricettazione e della detenzione dell'arma utilizzata per l'omicidio. Prima della discussione delle parti, Guadagnolo ha rilasciato alla Corte dichiarazioni spontanee di scuse alla famiglia Pino.
Successivamente ha preso la parola il PM Emanuela Costa, la quale alla fine della lunga requisitoria di accusa ha chiesto l'ergastolo per Guadagnolo e la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per l'Avescio. Poi è stato il turno dell'avvocato Renzo Andricciola, difensore della famiglia Pino, costituita parte civile, il quale ha insistito per la pena massima ed il risarcimento del danno. Infine, i difensori degli imputati, gli avvocati Raffaele Mastroianni per l'Avescio, il quale ha concluso per l'assoluzione della sua assistita, ed il legale Antonio La Russa per Guadagnolo, il quale ha chiesto l'esclusione della premeditazione, delle aggravanti per futili motivi e crudeltà, e dunque la riammissione al rito alternativo e l'assoluzione per il reato di stalking. La Corte ha aggiornato la prossima udienza al 24 maggio, dove saranno consentite le repliche e poi la lettura della sentenza. 'Ndrangheta, capi Cosca Roma non rispondono al GIP. I due boss dell'Andrina, che da anni operavano a Roma, Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP nell'indagine della DDA di Roma e della DIA che ha portato all'arresto di 43 persone. Oggi davanti al giudice Gaspare Sturzo sono proseguiti gli interrogatori, ma quasi tutti gli indagati hanno deciso di non rispondere. All'atto istruttorio ha partecipato anche Giovanni Musarò, titolare del fascicolo coordinato dagli aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò. Chiaravalle, maltrattamenti alla compagna, finisce ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, Antonella De Simone, ha disposto i domiciliari invece che il carcere per il 43enne arrestato l'altro giorno dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'uomo difeso dall'avvocato Fabio Tino ha fornito la sua versione su come sono andate le cose nell'abitazione di via Gregorio Staglianò, dove, allertati da una telefonata, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Soverato, comandata dal capitano Marco Colì. Nessuna restrizione in carcere, ma solamente i domiciliari. Il provvedimento del GIP riassume come sono andati i fatti in casa quella sera, quanto è scoppiato il litigio tra l'uomo e la compagna, finita poi in ospedale, per farsi curare dalle ecchimosi procurate dalle percosse inferite dall'uomo. Con i carabinieri sono arrivati pure i sanitari del SUEM 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, che in quel momento si trovava in forte stato di shock. L'avvocato Fabio Tino, attraverso la ricostruzione, ha puntato tutto sul fatto che l'indagato risulta essere incensurato e per questo motivo avanzerà richiesta al riesame per adeguare la misura cautelare degli arresti domiciliari. Al solo divieto di avvicinamento al coniuge anche per via della mancata pericolosità del 43enne. Lo stesso difensore ha detto pure che in casa della coppia è stata effettuata un'accurata perquisizione e non c'erano né armi né droga. L'uomo, tratto in arresto davanti al GIP, ha negato gli addebiti, descrivendo l'episodio come una conseguenza di una lite scoppiata in macchina, nella quale si era trovato costretto a dover spingere la donna che lo stava aggredendo per evitare di procurare un incidente stradale. Quando sono arrivati in casa i carabinieri, lo stesso, sempre secondo le tesi difensiva, si trovava nelle vicinanze a passeggio con il cane. Rapina un'anziana a Pianopoli, assolto dalla Corte d'Appello. Assolto in secondo grado dopo essere stato coinvolto in un'indagine della Procura di Lamezia Terme su alcune rapine che si sono consumate tra il dicembre 2020 ed aprile 2021 a Feroleto Antico e a Pianopoli. Oggi la Corte di Appello di Catanzaro ha dunque assolto con la formula per non aver commesso il fatto GDC, difeso dall'avvocato Gianluca Careri, dal reato di concorso nella rapina subita da un'anziana signora a Pianopoli. L'uomo, senza nessun precedente penale, era stato tratto in arresto in forza di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Lamezia Terme nell'aprile 2021 e che colpì anche una seconda persona e condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Ha visto accolto in appello le proprie ragioni di innocenza e di estraneità ai reati che gli erano stati contestati. La Guardia Costiera sequestra 4,5 quintali di novellame di sarda nel Cosentino. Il prodotto ittico, intercettato in 2 distinte circostanze dal nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto nell'ambito delle attività mirate a reprimere ogni forma di illecito lungo la filiera della pesca, era stato ripartito in altrettanti carichi, uno di 375 kg e l'altro di 60, per un totale di 435 kg, con un valore sul mercato di circa 9.000 euro. Il bianchetto, a seguito di un giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal servizio
servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, intervenuto sul posto per coadiuvare la guardia costiera durante la fase ispettiva, è stato destinato alla distruzione. Durante gli interventi, infatti, sono emerse irregolarità gravi sia sulla detenzione del prodotto di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, sia sulla documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Ai trasgressori è stata irrogata una sanzione amministrativa pari rispettivamente a 25.000 euro e 4.000 euro. Lamezia, Marco Franchini, nuovo amministratore unico della SACAL. Marco Franchini, 65 anni, di Verona, è il nuovo amministratore unico della SACAL, un manager che ha avuto esperienza negli aeroporti pugliesi ed è attuale account board dell'aeroporto di Catania. La sua nomina è stata fortemente voluta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L'assemblea della società di gestione degli scali calabresi si è tenuta a Lamezia e ha ratificato di fatto di scegliere l'esponente indicato dalla Regione, che attraverso Fincalabria detiene la maggioranza delle quote societarie. Nei prossimi giorni sarà rinnovato anche il resto del consiglio d'amministrazione. L'elezione di Franchini è stata annunciata anche dallo stesso Occhiuto dal suo profilo Facebook. Congratulazioni a Marco Franchini, nuovo amministratore unico della società aeroportuale calabrese, un manager di esperienza e di grande qualità, scelto per le sue competenze, per il lavoro svolto egregiamente presso l'aeroporto di Catania, il quarto scalo d'Italia, per lo straordinario processo di riorganizzazione della rete aeroportuale pugliese. La SACAL ha bisogno di gente dinamica e propositiva. Gli aeroporti di Crotone, di Lamezia Terme e di Reggio Calabria rappresentano una grande opportunità per la regione. La Calabria vuole crescere, vuole attrarre turisti e investimenti e quindi deve ammodernare e migliorare i suoi scali e aumentare notevolmente le rotte nazionali e internazionali. Buon lavoro a Franchini, conclude la nota del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Soverato, elezioni, Ranieri prova a costruire un'alternativa a cambiamenti. Il rischio era di una corsa in solitudine da parte del sindaco uscente Daniele Vacca, ma dopo l'implosione del progetto politico del centrodestra c'è ancora una speranza di dar vita a una competizione non falsata dalla presentazione di una lista civetta. A metterci la faccia è ancora una volta Azzurra Ranieri, la segretaria cittadina dell'UDC, che dopo aver abbandonato il tavolo iterpartitico del centrodestra, entrando in forte polemica con alcuni esponenti di Forza Italia, conferma il tentativo in extremis di proporre un progetto per Soverato alternativo a quello di cambiamenti. Credo che sia un dovere civico, commenta Ranieri, prima che politico, provare a non lasciare silente una parte della città. C'è un nuovo nucleo di una lista che ammetto di non aver chiuso, ma che sono pronta a presentare e rappresentare. Al suo interno figura gente che è lontana dalla politica. Nel gruppo non ci sono vecchi politici, ma persone con competenze ed esperienze maturate nel mondo del volontariato e nei rispettivi ambiti lavorativi. Non so precisa se è un gruppo che ha i voti, ma sicuramente ha le persone nell'eccezione più ampia che possiamo dare a questo termine. Azzurra Ranieri conferma la difficoltà nell'individuare candidati disposti a rimettere tutto in discussione in un clima generale di confusione e caos. Ci sono difficoltà a completare la schiera dei candidati a consigliere, continua la segretaria UDC. Dopo tutto quello che è successo, è difficile provare ad abbattere il muro di diffidenza. Ritengo però sia doveroso farlo nel rispetto di Soverato e dei soveratesi, al di là di quale possa essere il risultato. La notizia rompe il bisbiglio degli ultimi giorni in cui si crea in maniera spasmodica di comprendere come e se arriverà alla presentazione di almeno due liste, in una situazione che ha determinato dopo le polemiche delle ultime settimane un fuggi-fuggi di candidati. Qualcuno allontanato definitivamente dall'idea di concorrere per un posto all'interno dell'amministrazione comunale, qualcun altro impegnato a strappare un accordo last minute con cambiamenti. A più di 24 ore dai termini per la presentazione delle liste, insomma, si potrebbero rimescolare le carte, mentre nel gruppo di Daniele Vacca arrivano le prime conferme. Mettono fine alle voci diffuse su un possibile allontanamento delle candidate di centrodestra, Giuse Altamura e Maria Rosaria Pellegrino dal progetto. La lista è chiusa, commenta Daniele Vacca. Posso dire che all'interno ci saranno tante conferme e quattro nuovi innesti, scelti tenendo conto della condivisione dell'idea alla base del nostro programma e delle professionalità che potranno mettere a servizio per realizzarlo. Al momento attendiamo la firma ufficiale per rendere noti i nomi dell'intera squadra, ma posso confermare, per allontanare ogni equivoco, che conterò ancora sull'appoggio di Giuse Altamura e Maria Rosaria Pellegrino.
Rimane ancora abbottonato Daniele Vacca, probabilmente impegnato a studiare anche possibili strategie alternative, nel caso in cui nessun altro candidato a sindaco dovesse presentarsi all'interno della casa comunale nella giornata di sabato. Spero ci sia una competizione vera, spiega ancora il candidato sindaco di Cambiamenti, con due progetti ugualmente validi a garanzia del bene della cittadina. Sarà costruito a Badolato, in località Montemanno, l'ospedale di comunità. Un'area di 8.000 metri quadrati è stata donata gratuitamente all'ASP. La concessione sarà ufficializzata in consiglio comunale. Il presidente del consiglio, Michael Paparo, ha convocato il consiglio comunale per domenica 15 maggio alle ore 19 per discutere importanti provvedimenti, tra cui imposta di soggiorno, rideterminazione tariffe, approvazione schema di convenzione tra amministrazione comunale e parrocchie, modifica destinazione d'uso area PRG destinata ad opere di urbanizzazione, piano nazionale di ripresa, PNNR, cessione gratuitaria in favore dell'ASP di Catanzaro per costruzione ospedale di comunità. Su questo punto il sindaco Nicola Parretta nei giorni scorsi ha tracciato le linee generali del progetto. Nel piano della Regione Calabria per il rafforzamento della sanità territoriale sulle risorse stanziate dal PNRR, il comune di Badolato è stato individuato quale sede di uno dei 15 ospedali di comunità, di cui è prevista la realizzazione in tutta la regione. In giunta, prima della convocazione del Consiglio Comunale, abbiamo individuato l'area circa 8.000 metri quadrati all'interno del piano di lottizzazione Montemanno, da concedere a titolo gratuito a beneficio dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Parretta ha evidenziato anche che sarà potenziato l'attuale polo sanitario territoriale, che da anni svolge un ruolo importante offrendo servizi sanitari di notevole valenza professionale, che grazie ad un finanziamento di 200.000 euro potrà migliorare considerando la situazione geografica di Badolato, ha concluso Parretta. L'ospedale di comunità offrirà importanti servizi sanitari soprattutto ai soggetti più deboli. Inoltre fornirà servizi ai numerosi comuni limitrofi, a cavallo delle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Inoltre, durante la stagione estiva, con un notevole incremento dei turisti, questa struttura potrà dare servizi e assistenza. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Squillace, bilancio consuntivo, disattesa un'altra scadenza di legge. La sua preoccupazione l'aveva manifestata nel corso dell'ultima seduta di Consiglio Comunale, in cui l'Assemblea ha approvato gli atti prepadetici al bilancio di previsione. Ora torna sull'argomento il consigliere di opposizione Enzo Zofrea del gruppo Tutti Insieme per Squillace. L'esponente della minoranza si sofferma sulla mancata approvazione del bilancio consuntivo 2021, rimarcando la scarsa capacità gestionale e politica dell'amministrazione in carica, guidata dal sindaco Pasquale Muccari. Nel dibattito sviluppatosi in consiglio, ricorda Enzo Zofrea, il sindaco con tono perentorio mi rispose di non preoccuparmi perché sicuramente sarebbe arrivata una proroga da parte del Ministero dell'Interno. Ma come nella peggiore delle ipotesi, le nostre preoccupazioni si sono rivelate concrete. Nessuna proroga è arrivata dall'amministrazione e ha bucato un'altra scadenza prevista dalla legge. Il consigliere di opposizione sostiene che proprio per la sua fondamentale rilevanza la proposta di rendiconto deve avvenire ordinatamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui fa riferimento e deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni precedenti la data del consiglio che la esamina e ancor prima il rendiconto deve essere approvato dalla giunta. A tutt'oggi, incalza Zofrea nella sua critica all'amministrazione, nulla di tutto questo è stato fatto. Pertanto è facile dedurre che il bilancio consuntivo sarà approvato in consiglio comunale non prima di giugno. Il consigliere comunale del gruppo Tutti Insieme per Squillace ribadisce nel suo ragionamento che il bilancio consuntivo è un documento che ha un grande valore per ogni cittadino, perché descrive le risorse finanziarie che l'ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come l'amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità. In particolare, il bilancio consuntivo rende conto ai cittadini come sono state impiegate le risorse comunali nel corso dell'anno trascorso e quali entrate sono state effettivamente incassate rispetto alle previsioni del documento contabile. In sostanza, il bilancio è un grande strumento di partecipazione democratica per tutti i cittadini. Perché attendere il richiamo del prefetto, chiede polemicamente Zofrea, su un aspetto così centrale per la vita di questa comunità? È normale continuare a sprofondare, aggiunge ancora l'esponente dell'opposizione alla giunta Muccari.
Tutto ciò, sottolinea ancora Enzo Zofrea, dimostra e certifica che l'amministrazione comunale a guida Muccari continua a navigare a vista. Insomma, è ormai fuori da ogni dubbio che la macchina amministrativa è senza pilota e se continua a camminare è soltanto grazie all'impegno e alla professionalità del personale comunale. Una critica a tutto tondo quella espressa da Zofrea, che boccia l'operato del sindaco e dei suoi assessori. Parco delle Serre. Trasmessi al Presidente del Consiglio regionale i nominativi per la nomina del Presidente dell'Ente. Per come previsto dallo Statuto, trasmesso al Presidente del Consiglio regionale della Calabria l'elenco dei nominativi indicati dalla comunità del Parco. E quanto dichiara la Presidente dell'organismo Melania Carvelli, che precisa, a seguito della sollecitazione pervenuta dall'Onorevole Mancuso, ho proceduto a convocare la comunità del Parco, che è con larghissima partecipazione ha indicato i nominativi candidati ad assumere la guida dell'ente Parco. La massiccia presenza dei rappresentanti della comunità locale è segno di quanto si è sentita la necessità di una guida stabile per l'ente. La rosa dei candidati, spiega Carvelli, sarà utilizzata dal Presidente del Consiglio per la nomina del Presidente del Parco, figura ormai assente da più di 10 anni. La nomina potrà portare l'auspicata stabilità agli organi di governo dell'ente, ormai in regime di commissariamento da troppo tempo. Le opportunità offerte dalla programmazione regionale, da quella europea e dal PNRR, conclude, non possono sfuggire ai territori dell'area interna ricompresi nel parco e solo una guida stabile e con un orizzonte temporale pluriennale può conseguire i risultati che il territorio si aspetta. Servizi sociali dell'ambito di Serra, Franzè, finanziato il PRNL per 105.000 euro, ripartono le attività di assistenza agli anziani. Il lavoro di programmazione e di concretizzazione dei servizi nell'ambito territoriale di Serra San Bruno è proseguito senza interruzione in questi mesi e dopo il finanziamento del PAIS, il Patto per l'Inclusione Sociale, per 165.494 euro, sono state avviate nuove iniziative. Con la nuova amministrazione comunale di Serra San Bruno, l'Assemblea dei Sindaci si è riunita con una continuità senza precedenti, 12 sedute svolte, avviando una proficua attività di confronto e condivisione degli obiettivi. Il progetto presentato dall'ambito territoriale di Serra San Bruno relativo all'avviso pubblico dei progetti di intervento sociale è stato ammesso a finanziamento con un decreto per 105.000 euro. Questo intervento, che si concluderà entro la fine del 2023, permetterà di realizzare attraverso l'assunzione di 2 assistenti sociali e 2 educatori professionali, oltre che con l'acquisto delle necessarie postazioni informatiche, uno sportello multifunzione dedicato con il quale saranno erogati servizi di orientamento e postazioni. L'acquisto necessario di postazioni informatiche, uno sportello multifunzione dedicato con il quale saranno erogati tutti i servizi ed eventualmente per l'accesso ai cittadini senza dimora e fermo posta. Per quanto concerne il piano di azione e coesione, in questi giorni ripartiranno le attività del piano di intervento per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti, con l'assunzione di 20 operatori sociosanitari, 15 assistenti familiari e 5 assistenti sociali, mentre per ciò che riguarda i servizi di cura per l'infanzia, per i quali era stato revocato il finanziamento, è stata presentata la manifestazione di interesse a partecipare alle azioni di rafforzamento territoriale per recuperare in tal modo i fondi. Già a marzo l'ambito aveva inoltre provveduto alla sottoscrizione delle convenzioni con le strutture residenziali e socioassistenziali rispettando la tempistica indicata dalla Regione Calabria. Altro capitolo è quello dei progetti utili alla collettività, l'impiego di percettori di reddito di cittadinanza. Per 3 PUC sono state ultimate le attività, altri 3 sono in corso e un altro dovrebbe partire nelle prossime settimane. In più è stato avviato in coprogettazione con gli ambiti di Vibo Valenzi e Spilling il progetto autismo diurno e semiresidenziale. Meglio accogliere, accogliere meglio, soprattutto nelle fasi più difficili, come quella che stiamo vivendo, ha commentato l'assessore Carmine Franzè. È necessario moltiplicare l'impegno per la comunità, prestando particolare attenzione alle categorie più fragili. Consapevoli di questo, stiamo cercando di lavorare senza sosta per offrire risposte concrete. Per Teleionio, Salvatore Condito. Opus Dei in festa. Il parroco di Amaroni ricorda il beato Alvaro del Portillo. Con una celebrazione eucaristica nella parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, Don Roberto Corapi, parroco di Amaroni, ha voluto ricordare il beato Alvaro del Portillo, prelato dell'Opus Dei.
La famiglia dell'Opus Dei in festa, siamo qui ad Amaroni presso la parrocchia Santa Barbara e oggi si ricorda il Beato Alvaro del Portillo. Sì, un giorno davvero di festa e di preghiera in modo particolare, ricordando questa bella figura che è il Beato Alvaro del Portillo, Don Alvaro veniva chiamato, ed è il successore di San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei. Lui è stato prelato dell'Opus Dei, una figura davvero molto bella all'interno della famiglia dell'Opus Dei, ma anche all'interno della Chiesa intera, perché ecco, lui in modo particolare con il suo esempio, con la sua testimonianza, ha dato un aiuto a quello che è l'azione pastorale della Chiesa e in modo particolare invitando tutti noi a camminare nella quotidianità, riscoprire proprio nella quotidianità Dio, ecco, nell'ordinarietà, lo straordinario che è sempre Dio, quel spazio, lo spazio del cielo in modo particolare, quindi è quel volto misericordioso di un Dio che ci ama di amore infinito. Quindi lo ricordiamo in questo giorno così bello, insieme a tutta la famiglia dell'Opus Dei, nella santità feriale, il tema della santità. Possiamo diventare santi? Sì, dobbiamo diventare santi facendo bene il nostro dovere, santificando il lavoro, diceva il Beato Alvaro. Don Roberto, un programma molto ricco per questo mese mariano. Sì, un programma molto ricco, rivalutando sempre di più la Madonnina, riscoprendo anche quelli che sono gli altarini nelle famiglie, e in modo particolare quest'anno la Madonna è pellegrina nei rioni. Ho scelto 4 rioni della nostra comunità, dove io ogni sabato 7, 14, 21 e 28 celebrerò la messa all'aperto con la Madonnina. La Madonnina poi rimane nel rione, un rione diverso, e rimane per tutta la settimana, e noi ogni sabato andiamo a prenderla, perché poi si porta nelle famiglie, della cosa bella, no? Le famiglie che pregano intorno alla Beata Vergine Maria. Poi d'altronde era questo il messaggio del Beato Alvaro del Portillo, no? A Gesù si va e si torna tramite Maria. La Madonna ci porta sempre ad amare e a servire il Signore Gesù. Al mattino un ricco programma, alle 8:10 abbiamo la presenza dei bambini, i bambini della scuola elementare, con il Buongiorno Maria. Quest'anno ho rivalutato di più il momento di preghiera, facendo tante cose all'interno di quei 15-20 minuti prima che vanno a scuola. E iniziando con loro inizia una giornata meravigliosa, sapete, perché i bambini ti danno la gioia nel cuore, poi li affidiamo sotto la protezione della Madonna. Saranno loro anche il 13 maggio a portare un fiore colorato ritagliato su un cartellone con il proprio nome alla Madonna in via Amendola. Lì faremo un omaggio floreale. Poi il 31 faranno le letterine, si bruceranno le letterine e le intenzioni che ogni bambino fa alla Madonna, e accendiamo questo fuoco, ecco, che sale verso il cielo. Si riscoprono le tradizioni come una volta qui a Staletti, qui ad Amaroni. Sì, riscopriamo sempre di più le tradizioni, e ecco, ho lasciato le tradizioni, ma riscopriamo anche altre tradizioni, perché a mio avviso, come facevamo nella comunità di Staletti, le tradizioni sono il risveglio della fede, quella fede che va vissuta, quella fede di un popolo autentica, quella fede che si rafforza sapendola donare agli altri. Quindi le tradizioni è una ricchezza di un popolo. E quando muoiono le tradizioni, il popolo muore. Quindi le tradizioni sono questa vera grazia che il Signore Gesù ci dà. Quindi noi sacerdoti, a mio avviso, dobbiamo andare alla ricerca. Come si viveva un tempo quella festa? Come si viveva un tempo il periodo della Pasqua, del Natale? Quindi andare della festa patronale, il mese mariano, andare proprio alla ricerca. Perché ecco, un tempo le chiese erano più piene, diciamocelo chiaro. Quindi perché erano piene? Perché hanno trasmesso quei valori dei nostri nonni, degli anziani, le hanno trasmesse ai giovani. E noi dobbiamo essere portatori ai giovani di speranza, ma anche di tradizioni, di fede e di amore. Questo cristianesimo bello di azione è un cristianesimo che noi dobbiamo far vedere agli altri. Il Signore Gesù è vivo, è presente. Noi attraverso la nostra testimonianza, io da prete
un'altra persona da sposato, un'altra persona da giovane, dobbiamo, da anziano, dobbiamo, da bambino, dobbiamo far vedere la bellezza del nostro cristianesimo, perché se ci crediamo davvero non c'è bisogno che io dica ai giovani venite in chiesa, perché il nostro cristianesimo, come diceva Benedetto XVI, il nostro cristianesimo è il cristianesimo per attrazione, quindi io mi sento attratto di questa figura bella che è il Signore Gesù, che non è una figura antica, non è una figura tanto per campata in aria, ma è una figura presente, vivo e vero, nell'Eucaristia, ma in mezzo a noi, in mezzo alle strade, in mezzo alla nostra comunità, nella nostra vita in modo particolare. La Chiesa è in festa per il sacerdozio dei quattro ragazzi in questi giorni. Noi abbiamo assistito a quello di Centrica, a quello di Montepaone, ce ne stanno altri due a Catanzaro. Una Chiesa in uscita. Sì, una Chiesa molto bella. L'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace fa festa insieme a noi sacerdoti, ma insieme a tutte le comunità, vedete, una rifioritura di vocazioni. Dobbiamo pregare tanto per le vocazioni. Io prego per questi quattro sacerdoti affinché davvero facciano vedere Cristo alla gente, nei poveri, amando i poveri, amando gli ammalati. L'arcidiocesi e il nostro vescovo Claudio Maniago, queste sono le prime ordinazioni del nostro arcivescovo, del nostro caro vescovo Claudio, quindi la felicità che si esprime e parte dal profondo del nostro cuore, che diventa preghiera, preghiera per una diocesi, la nostra, che deve essere davvero bella, piena di luce, piena di amore, vivendo il nostro sacerdozio nella santità. E così come ci diceva anche il beato Alvaro del Portillo, lui da vescovo è diventato beato, diventa santo. Noi da sacerdoti dobbiamo far vedere questa Chiesa, appunto, come dice lei, in uscita, far vedere proprio la Chiesa in uscita, i sacerdoti che non stanno dentro, stanno nel Tempio a pregare, non stanno chiusi nelle sagrestie, e questa è l'azione di Papa Francesco, questo meraviglioso Papa, non stanno chiusi nelle sagrestie ma escono fuori, perché noi dobbiamo dare agli altri ciò che il mondo non dà, perché le altre cose li trovano bene fuori, le altre cose li organizzano bene fuori, noi dobbiamo dare una cosa straordinaria, anzi chiedo scusa, una persona straordinaria agli altri, che è Cristo, nella gioia, nell'amore, amando, servendo, regalando anche un sorriso, perché un sorriso cambia la vita per chi lo riceve. Quindi abbiamo bisogno di tanta speranza oggi in un mondo disperato, tanta speranza che porta un nome e che si chiama Gesù di Nazareth, per cui vale la pena vivere e vale la pena seguirlo. Giornata conclusiva del progetto Lettura Leggendo si cresce all'IC Corrado Alvaro di Chiaravalle Centrale. Nell'ambito del progetto Lettura Leggendo si cresce, l'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Chiaravalle Centrale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Fabrizia e della libreria Non ci resta che leggere di Soverato, ha realizzato un interessante incontro presso il Teatro Impero di Chiaravalle Centrale con Luigi Garlando, autore di Vai all'inferno Dante, un divertente romanzo per ragazzi e non solo, in cui Dante Alighieri ritorna sulla terra per aiutare Vasco, il protagonista, a sciogliere il suo cuore di pietra e sconfiggere definitivamente una situazione di bullismo. Gli alunni di entrambe le scuole secondarie di primo grado hanno interagito con l'autore, ponendo delle domande e dialogando sui temi trattati nel libro. L'incontro ha avuto il sapore della piacevolezza e della leggerezza, infatti i ragazzi hanno affrontato temi attuali di grande complessità attraverso l'ironia dell'autore e la duttilità del genere narrativo. L'autore non si è risparmiato con le risposte e con gli autografi ai suoi giovani lettori. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Domenica 15 maggio, passeggiata ecologica per ripulire la spiaggia di Guardavalle. Marco Frascà, edil no SRL, sub di Badolato, presidente ASD, Mondo Parallelo, Sport, Cultura e Tempo Libero, dopo aver partecipato alla pulizia della spiaggia e dei fondali di Santa Caterina dello Ionio, con un comunicato ha lanciato un appello ai cittadini di Guardavalle. Vi aspettiamo domenica 15 maggio per ripulire la spiaggia di Guardavalle. Il punto di ritrovo è sul lungomare di fronte il Lido, il Portico. Ci vediamo lì alle ore 9:30. Vi raccomando di essere puntuali perché il briefing iniziale è un momento di collettività molto importante.
Per partecipare o usufruire della copertura assicurativa è necessario registrarsi gratuitamente all'evento. Vi ricordiamo che i bambini con le loro famiglie sono sempre i benvenuti. È necessario munirsi di guanti da lavoro leggeri e, se si vuole, anche di una pinza raccogli rifiuti. I sacchi di raccolta saranno forniti dall'amministrazione. Per qualsiasi informazione potete contattare me o gli altri referenti in locandina. Prossimo appuntamento, giornata ecologica a Badolato Marina. Il Teatro del Carro di Badolato, protagonista a Reggio Calabria al Teatro Cilea, domenica 15 maggio al Festival delle Arti della Magna Grecia, sempre Fidelis, ovvero il Vaso di Pandora. Andrà in scena il prossimo 15 maggio alle ore 21 al Teatro Cilea nell'ambito della programmazione del Festival delle Arti del Magna Grecia a cura dell'Associazione Calabria dietro le quinte Semper Fidelis, ovvero il Vaso di Pandora, prodotto dalla compagnia Teatro del Carro, scritto e diretto da Saverio Tavano, con protagonisti Francesco Gallelli, Margherita Smedile e Vincenzo Tripodo. Semper Fidelis è uno spettacolo che con originalità si sofferma sul dramma contemporaneo, facendo continuo richiamo al mito, inserendosi perfettamente nella cornice del Festival delle Arti della Magna Grecia. Semper Fidelis, ovvero il Vaso di Pandora, è infatti ambientato in un paese qualsiasi, in una città qualsiasi, dove una famiglia qualsiasi vive in una casa con vista mare. Protagoniste sono figure qualsiasi, quella di un padre, di una madre, di un figlio. Come voyager, gli spettatori sono testimoni del vissuto personale di una famiglia che affronta il momento più importante della sua esistenza. Si regalano i conti con il passato e con la memoria. Come in un vaso di Pandora si liberano i fantasmi che fino a quel momento erano rimasti nascosti. Come accade nelle migliori famiglie, c'è sempre un elemento oscuro che con ipocrita omertà rimane indiscusso. Ma arriva il giorno in cui Pandora apre il vaso e i segreti non possono più essere celati. Se però nel mito di Pandora il vaso conteneva tutti i mali che si riversano nel mondo, una volta aperto, qui tutti sono consapevoli del suo contenuto. Le vicende di abuso di potere del capofamiglia, del marito, del padre e dell'uomo delle forze dell'ordine. Semper Fidelis, prodotto dalla compagnia Teatro del Carro Pino Michienzi e cofinanziato da Regione Calabria, Cultura e MIC.